Artmap.tv, siamo in compagnia di Max Papeschi. Max, com'è iniziata la tua avventura come artista? Beh, diciamo che questa mia avventura come artista è iniziata molto per caso, nel senso non ho mai pianificato di voler diventare un artista e di lavorare con le cose che faccio adesso, diciamo con l'arte digitale. Semplicemente è stato un periodo, tra l'altro, strano nella mia vita perché avevo appena finito un film che non è uscito e avevo deciso di iniziare col teatro. Avevo creato su MySpace, che allora era molto più influente di Facebook, visto che stiamo parlando del 2008, una pagina che promuovesse lo spettacolo. Era uno spettacolo che stavo scrivendo al momento e avevo creato con Photoshop delle immagini, tra cui il pagliaccio del McDonald's con il fucile, la bandiera americana con i teschi e le tibie, insomma delle immagini che rappresentassero la storia che volevo raccontare per iniziare una sorta di promozione. Che partisse molto prima dello spettacolo stesso. È successo che per caso una gallerista di Milano, che è Grace Zanotto di Famiglia Margini, ha visto il lavoro e mi ha contattato per chiedermi chi era l'artista che realizzava per me queste immagini. Ed essendo io, ci siamo conosciuti, mi è stata fatta una proposta per esporre con lei nella sua galleria e è iniziato tutto così, un po' per caso. Un po' per caso, un po' per gioco, ed è andato tutto molto veloce poi. Quali sono le tappe più esilaranti della tua carriera? Beh, diciamo che anche qui, anche la seconda cosa che è quella che mi ha dato un respiro internazionale, è stata frutto di, in parte anche quella di un caso, nel senso che il gallerista polacco con cui lavoravo per Abnormal Gallery ha deciso di usare la mia topolina con la svastica, Nazi Sexy Mouse, come immagine rappresentativa di una collettiva, che era la collettiva di apertura della sua nuova galleria. E ha fatto stampare questo poster enorme su tutta la facciata di un palazzo, che è una cosa tipo 8 metri per 8, spropositata. E una volta appesa, in 24 ore è arrivata l'attenzione di tutti i media da tutto il mondo. È iniziato la CNN, e poi sono arrivate a raffica dietro tutti gli altri canali, sia televisivi che tutti gli altri giornali. E quindi io mi sono trovato in 24 ore conosciuto quantomeno diciamo, non solo dagli addetti ai lavori, però da un pubblico relativamente vasto, visto che parliamo di arte, in tutto il mondo. Quindi alla fine sono frutto davvero di un caso. È come se ci fosse, se credessi nel destino, potrei dirti che è come se il destino abbia deciso per me. Io volevo fare il regista in realtà. Come hai reagito alle minacce di morte? Se tu condividi un lavoro che ha anche una certa forza ed è carico di certi messaggi che possono essere chiaramente fraintesi. Se prendi dei rischi in questo senso, poi è chiaro che possa succedere. Psicopatici che possono far intendere il tuo lavoro ce ne sono tanti, quindi alla fine penso faccia parte di avere una esposizione mediatica forte. Mi sono trovato tra l'altro in un video di quelli, sai, di quelle congiure, di quelli anti-congiure. Tipo Illuminati di Baviera, mi sembra fosse una roba del genere, di questi paranoici dove c'eravamo io, Lady Gaga e Rihanna messi insieme in questo video, dove spiegava che io e le altre due star ben più famose e ricche di me lavoriamo in realtà per gli Illuminati di Baviera per portare avanti. Quindi alla fine diventa divertente, secondo me. Hai girato un video porno con Minnie, hai messo all'asta tua madre. Cosa hai in mente per la tua nuova performance? Guarda, non lo so, non lo so. Effettivamente, ne ho fa adesso ho scritto un libro che racconta di tutta questa storia dal 2008 in poi, ed è stato un po' un punto, nel senso, ho raccontato questi primi 5 anni. Poi comunque sorpresa, perché se ve lo dico adesso abbiamo rovinato tutto. Il titolo del libro è Vendere svastiche e vivere felici, ovvero come ottenere un rapido e immeritato successo nel mondo dell'arte contemporanea. Edizioni Sperling & Kupfer. Cosa vorresti realizzare, ma sai che sarà veramente difficile? Oddio, devo dirti la verità, dopo 5 anni, praticamente 6 anni che non giro più niente come regista, non mi dispiacerebbe lavorare sul portare in video. Non so ancora dirti se come cinema o video arte, qualcosa appunto di video, un progetto un po' grosso in questo senso. Sto già facendo delle chiacchierate esplorative, perché la fortuna di avere
di essere un pochino conosciuto, riesco ad avere cose che non avevo 5-6 anni fa, nel senso che se chiedo un appuntamento per parlare di un progetto, adesso me lo danno, insomma, senza farmi fare anticamera. Vediamo, vediamo. Sto lavorando e poi comunque presento la nuova serie fra pochissimo e quindi poi ci sarà un'attenzione anche su questo. Qual è la nazione dove le tue opere hanno avuto più successo? Beh, come vendite, stranamente, stanno iniziando gli Stati Uniti mi stanno dando delle soddisfazioni che non pensavo. All'inizio, sai, col fatto che comunque, che poi la mia non è arte politica anti-americana assolutamente, io parlo del consumismo e del capitalismo in linea generale, però chiaramente i simboli degli Stati Uniti, essendo i più forti, sono quelli che attacco più spesso. Che attacco, che mostro, insomma, che utilizzo, e quindi pensavo di essere un po' frainteso anche in quel senso. Invece vedo che dagli Stati Uniti arriva un ottimo feedback e il 1° di maggio ci sarà la mia prima personale a San Francisco con la McLaughlin Gallery, quindi da lì inizierò un percorso, spero, interessante negli Stati Uniti. Prossimi appuntamenti? San Francisco, poi ci sarà Como. Con la MAG in uno spazio pubblico, San Pietro in Atrio, che è una ex chiesa sconsacrata bellissima nel centro di Como, a luglio. Dopodiché, se ricordo bene, si riattacca con dovrei fare Parigi, ma non è una data ancora sicura, e poi ci sarà Kyoto, sempre una personale, a fine settembre alla Tomo Gallery. Quindi diciamo che facciamo Stati Uniti, tolgo. Ci sarà una mostra italiana, ci saranno delle mostre qui a Milano con Raffaella Silbernagel il 15, festeggeremo l'uscita del libro e faremo una mostra. E poi penso che faremo Carpi con la Darkroom Gallery e poi ci sarà Treviso con lo spazio Bevacqua Panigai. Ci saranno una serie di mostre che sto costruendo adesso più volte a presentare il libro, però nello stesso tempo ci sarà una piccola retrospettiva dei lavori degli ultimi anni, insomma, quindi questo è, diciamo che è un anno molto, molto pieno. In bocca al lupo, Max, e grazie. Grazie a voi.